Ciao ragazzi, oggi mappa Splash, veramente spettacolare, seconda volta che la gioco e siamo in uccisione confermata come potete vedere. Questa mappa mi piace veramente tantissimo, ci ho giocato soltanto... Guarda che mi ruba la... Bastardo! Ci ho giocato soltanto, vi sto dicendo, una volta e mi è piaciuto tantissimo, ho lanciato addirittura i raps ragazzi. Mi sono divertito come non mai. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa mega mappa. Come ha fatto a uccidermi? Va bene. E quindi ragazzi, oggi vi voglio parlare delle nuove cose che sono state introdotte in COD, ovvero del mercato nero, di tutte queste armi nuove, eccetera eccetera. Volevo sapere un po'. Oh, la smetti? L'ho ucciso io e mi rubi la kill? Bastardo. E quindi volevo sapere... Ah, si può andare qua sopra. I vostri pareri. Secondo voi è giusto che abbiano messo... armi nuove reperibili dal mercato nero? Sì o no? Ho visto tantissimi youtuber ragazzi che hanno shoppato come non mai. Una cosa incredibile. Video su video per trovare armi potenti, non potenti, divertenti, di tutto e di più. E devo dire che sono belle le armi, veramente belle. Ho visto che ci sono tipo... Beh, la spada ragazzi, che diventi Gammon, è una cosa strepitosa. Però non so se... Ma se l'ho preso in testa, non è morto. Vabbè, con un colpo non si muore qua. Però ditemi chi di voi magari ha la spada, se qualcuno di voi ha trovato qualcosa, eccetera eccetera. Secondo me per un certo verso è giusto, perché chiaramente fanno sì che le persone continuino a giocare. C'è sempre, eccolo lì, una certa voglia, interesse di continuare a giocare e trovare cose nuove. Preso, no, dall'altra, porca vacca, ero circondato, là sopra, sotto. E quindi da un certo punto di vista sì, assolutamente. Dall'altro sì e no. Io ragazzi che ho l'iperversione speciale atomica della Juggernaut Edition eccetera eccetera, voglio avere tutto. Introduci un'arma per chi ha preso l'Hyper Juggernaut, che ha speso soldi. Io chiaramente ragazzi non ho speso soldi, mi è stata regalata da Activision gentilmente quando ho fatto il progetto con il Milan, dove ho giocato insieme a Balotelli, Abate, Cerci, Bertolacce. Puoi morire? Oh là, guarda che mi ruba le kill. Ah, che siamo su COD. E quindi però immagino ragazzi che chi ha speso tanti soldi voglia avere magari le armi, non dico le mimetiche, ma introduci un'arma nuova, la metti per i possessori delle iper versioni special. Non lo so ragazzi, questa potrebbe essere un'idea. Figo, figata. Qua si trova qualcosa? No, niente, perfetto. Scrivetemi secondo voi se è giusta, non è giusta, se anche voi la pensate così o altro ragazzi. Comunque io adesso vedrò di giocare nuovamente tanto a COD o UAV. Aspettate che qua ne arriva uno. Sì, vi stavo dicendo, cercherò di giocare nuovamente tantissimo a COD, così da potermi permettere ragazzi... Dove cavolo sono? Ah, tutti qua. Ehi Purifier, dove cavolo vai? Così voglio anch'io trovare una spadozza. Guarda questo, voglio trovare un'iper spada, qualcosa di violentissimo raga. E poi andiamo. Sì, e poi da dove? Da dietro, da là... Ovunque sono arrivati. Così andiamo a massacrare tutti con la spadozza. Poi ho visto che c'è il piede di porco. Poi ci sono delle pistole che shottano in una maniera incredible. Il guardian qua non so cosa possa servire. Preso. Quanto sono? 14-4. Ma perché? Sempre in due poi devono venire. Che cavolo. Perché da soli non riescono ad abbattere Beastard. Ah, mettiamolo qua questo. Bam! Così da là non passa nessuno. Io ci avrei anche la special da lanciare. Guarda qui le kill! Le tattiche, vara che roba! Quante ne so raga, ma quante vara roba! Sto facendo miliardi di punti. Ehi. No, no, ma perché? 19-6 con 10 confermate. Stavo facendo il fuoco là. Mamma dai. Uccisione confermata, ragazzi. È bella in un certo verso. Chiaramente lati positivi e negativi. I negativi è che non so dove cavolo stanno spawnando. Seconda volta che faccio questa mappa, quindi è tutto nuovo. Ma dai, non l'ho ucciso. Non l'ho ucciso. Hitmarker a vita. Scusa, ma di qua dove cavolo si va? Siamo nella bocca di chi? Vai, ancora soppressione Guardian. La potenza. Andiamo di qua. E che dire, ragazzi? Poi ditemi cosa ne pensate. Chiaramente, wey, di queste iper mappozze nuove. UAV in arrivo. Oh, qui c'era qualcuno. L'avete massacrato, bene. Come fa ad avere un anticipo così quello? Cioè, lo vedo, cerco di mirare e sono già morto? Va bene. E devo dire che questa mappa penso che sia la più bella di tutte e tre. Questo forse mi ha riconosciuto, ottimo. Perché la mappa, quella ragazzi, che cambia con la giungla, il ghiaccio e non mi ricordo che altra tipologia di atmosfera c'è, mi fa schifo. O meglio, l'ho giocata soltanto, ragazzi, in uccisione confermata e non trovavo mai nessuno, perché è veramente enorme questa come quella come mappa. Questa qua invece penso, bastardo, che sia una delle più belle, anzi la più bella di questo nuovo aggiornamento. Mi trovo veramente molto bene. Oh, se vuoi morì. Un po' più di hitmarker, avete sentito che bordello. 95 UAV. Mi hanno trovato. Ti ammazzo io. Boom. Contrattacco. E vai con la doppia UAV. No, bastardo. Volevo vedere cosa veniva fuori. Comunque ragazzi, 28-9 penso che sia andata bene. Volevo vedere di prendere qualcosa nella cassa. Comunque ragazzi, bisogna cambiare anche qua YouTube Star, perché sono fermo ancora a 500k e siamo a 550. Quindi veramente grazie mille di cuore. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi pollicioni su, commentate, condividete. Qua da Bistardo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.